Ancora una vittima della strage silenziosa firmata Isochimica, la 31esima. È morto all'età di 61 anni Francesco Anzalone, originario di Mercato San Severino, trasferitosi poi a Roma. A dare notizie ai suoi ex colleghi e segretario provinciale di Rifondazione Comunista Toni Della Pia, storico operaio della fabbrica dei veleni, l'ex scoiventatore, è stato stroncato dal mesotelioma, l'aggressivo tumore dell'amianto. Contro il mostro, il 61enne ha lottato per oltre 3 anni. Il nome di Anzalone figurava tra le parti civili costituite al processo. L'operaio aveva lavorato nello stabilimento di Piano d'Ardine negli anni Ottanta. Il 22 ottobre dovrebbe riprendere. Processo che ha quasi 13 anni dall'inizio, sottolinea con rabbia in una nota Toni Della Pia, non è arrivato a chiudere nemmeno il primo grado. 27 le persone accusate di omicidio colposo, disastro ambientale, lesioni dolose e omissioni in atti d'ufficio. Al telefono l'avvocato Brigida Cessa, che assisteva Francesco Anzalone. Il signor Anzalone era costituito parte civile. Lui inizialmente non figurava tra le persone offese perché non era stato sottoposto alla sorveglianza sanitaria amianto dall'ASL Avellino, in quanto residente a Roma da diversi anni. Inizialmente il suo quadro sanitario faceva riscontrare una patologia spesso correlata, poi all'inizio c'è stata l'insorgenza del mesotelioma contro il quale lui ha combattuto con grande tenacia e di venerdì la notizia della sua dipartita. Una persona molto discreta, un gran signore, molto attento alle problematiche dell'isochimica. Questo decesso, avvocato, può avere un peso anche nell'ambito del processo? Rispetto alla vicenda processuale in corso, non credo che si potrà procedere ad una modifica del capo di imputazione. Siamo ormai in dirittura d'arrivo. Sicuramente questo ulteriore decesso segna un altro tassello doloroso in una vicenda che vorremmo, almeno sotto il profilo processuale, potesse volgere al termine quanto prima possibile.